Toto Cuffaro, visibilmente emozionato per questo ingresso, volendo dare anche un merito. Certo, ci sono tanti amici, ex colleghi, ex politici, ma Figucci ha voluto con forza la sua presenza oggi. No, devo ringraziare Vincenzo, che non solo ha voluto, ma mi ha anche costretto affettuosamente a venire. Io non ero molto convinto di venire perché sapevo che ci sarebbero state delle polemiche che volevo evitare, però Vincenzo, che sa toccare le ragioni giuste, mi ha convinto a venire, quindi gliene sono grato, perché mi ha fatto provare una grande emozione. Dopo 10 anni torno in un luogo che mi ha visto partecipe di una vita per tanti anni, quindi sento il dovere di ringraziarlo affettuosamente. Le carceri italiane vivono in uno stato pietoso di sovraffollamento, di mancanza di mezzi, di mancanza di tutto, e per cui credo che parlarne faccia bene, perché se si stimola l'opinione pubblica a una riflessione si troverà il modo anche di intervenire dal punto di vista politico, perché queste difficoltà vengono superate. Con un breve e forte messaggio di speranza da parte di chi come lei ha vissuto quella paternità deprivata? Ma io credo che il carcere ti toglie tante cose, ti toglie la libertà materiale, ti toglie la libertà di accarezzare i tuoi figli, di poter baciare tua moglie, ti toglie la libertà di vedere il cielo tutto intero di notte, ti toglie tante libertà, ma non può toglierti l'amore dei tuoi, se questo amore è forte c'è. Però noi non dobbiamo pensare che tutte le famiglie vivono una condizione di grande forza e di unione. Ci sono le famiglie dove il germe della disgregazione è forte, e allora noi dobbiamo fare tutto quello che serve perché un genitore in carcere abbia la possibilità di seguire i suoi figli, abbia la possibilità di non sentirsi di peso ma di essere utile alla famiglia, perché questo aiuta a tenere unita la famiglia. Una famiglia unita aiuta il detenuto a superare i momenti di difficoltà. Io, se non avessi avuto la mia famiglia, non avrei mai avuto la forza di superare 5 anni di dolore e di sofferenza. Quindi racconto questa esperienza perché questo possa servire da stimolo. Un convegno con la C maiuscola, certamente merito a lei che lo ha moderato, che lo ha fortemente voluto, ma partiamo dall'atto parlamentare, la mozione d'aula. Sì, una mozione d'aula che impegna il governo regionale, il governo della regione siciliana, a recepire gli atti di indirizzo voluti dalla risoluzione del Consiglio d'Europa dell'aprile 2018, che va incontro al tema dei diritti dei figli, coloro che non hanno colpa, coloro che non devono vergognarsi per quello che è accaduto nelle loro famiglie, coloro che trovano il coraggio di andare ogni settimana a far visita ai loro cari e che sanno purtroppo che dovranno convivere per tutta la vita con il pregiudizio. Ecco, credo che oggi si sia fatto riferimento a questo tema che è nelle corde della solidarietà, della sensibilità. Sono molto onorata di essere presente. Comunque sono la prima personalmente che quotidianamente combatto il pregiudizio, lo stereotipo della gente, perché comunque anche la carrozzina, cioè la disabilità, vive appieno anche questo dannosa cosa. Speriamo che un giorno comunque vengano abbattute tutte queste barriere da tutti i punti di vista, non solo dei figli, dei carcerati, della disabilità, ma di tutto, perché tutti noi abbiamo diritto a vivere appieno.